Al via il progetto Fortezza del Girifalco, con un bistrò, la navetta gratuita e un ricco programma estivo, oltre alla campagna di crowdfunding. Da non dimenticare che la Fortezza del Girifalco di Cortona è stata selezionata dal governo come uno dei beni pubblici toscani che potranno usufruire dell'Art Bonus, lo strumento che consente un credito d'imposta del 65% a chi effettua una donazione. Ottimo il lavoro da parte dell'associazione culturale On The Move, che gestisce appunto la fortezza. Con questi piccoli passi si vede la cura e la volontà dell'associazione di portare avanti questo progetto, che è ambizioso ma sicuramente fattibile. Quindi si riapre con un bistrò oggi la fortezza, e questo darà il via anche a una serie di eventi estivi, anche in collaborazione con altri eventi come il Mix Festival dell'estate cortonese. Ma abbiamo fatto una scelta di doppio binario praticamente: da una parte c'è un progetto di a lungo termine che prevede l'apertura di un'accademia di fotografia all'interno della fortezza. Il nostro percorso è quello di Cortona On The Move, quindi del festival che riaprirà il 14 luglio e che rioccuperà ancora la fortezza. Da lì siamo arrivati al percorso formativo, e nel contempo stiamo programmando una serie di eventi stagionali per animare le attività in fortezza. Ci sarà un calendario di eventi con una piccola stagione jazz curata dall'amico Dario Pagani, ci sarà una serie di appuntamenti il venerdì sera, quindi gli aperitivi con DJ set, più vari appuntamenti teatrali. Inoltre una collaborazione con il Cortona Mix Festival, che farà appunto tre appuntamenti che al momento si chiameranno colazioni in fortezza, proprio qui durante i giorni abbiamo attivato una navetta gratuita on demand, quindi i turisti o chiunque voglia visitare la Fortezza del Girifalco può semplicemente chiamare un numero di telefono che a breve sarà comunicato a tutte, sia al centro informazioni del comune di Cortona, sia alle strutture turistiche, per poter chiamare la navetta e essere portati gratuitamente sia in fortezza che alla piscina del parterre.